Ciao, ciao a tutti, bentrovati, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Eli, oggi è il giorno di Santo Stefano, oggi abbiamo la location da un altro lato della casa, volevo farvi vedere il casino che c'è dietro di me, il mio albero di Natale e la mia stufa a legna che sta andando. Sono sola, ho deciso di fare questo video per farvi vedere tre dei calendari dell'avvento, gli altri due li finiamo domani, così per passare un po' di tempo insieme, per salutarvi, per ringraziarvi di tutti gli auguri e di tutto l'affetto che mi avete dimostrato e così siamo un po' insieme. Non vi rubo tanto tempo, infatti non ve li faccio vedere tutti e cinque, ma soltanto tre. E creiamo una nuova tradizione. C'è chi i calendari dell'avvento li apre a ottobre-novembre, noi li apriamo e li finiamo dopo Natale. Eravamo arrivati al giorno 12 e quindi cominciamo con il 13. Spero che tutti voi abbiate passato un bellissimo Natale, in famiglia, con gli amici, insomma, con le persone che più amate. Noi siamo stati benissimo, eravamo in 9. Con la mia mamma, mia suocera, mia cognata, mio cognato, avevamo tutti i nostri figli con noi, quindi è stato un bellissimo Natale. Abbiamo ricordato, abbiamo riso, abbiamo giocato a carte, abbiamo giocato a tombola, oggi Santo Stefano. E adesso Mattia, Lucia e Paolo sono andati a vedere il cinema Avatar. A me purtroppo quella tipologia di cinema non piace e ho deciso di stare un po' in vostra compagnia. Nel frattempo mi sono preparata anche la mia tazzona di tisana. Siamo proprio insieme in modalità relax nella mia cucina disordinata, incasinata, perché non ho ancora messo a posto niente, ma chi se ne frega, tanto o li faccio io o non li fa nessuno e quindi al momento non li faccio. Fa niente, va bene così. Una sete pazzesca. Allora, devo dire che tutti i calendari mi sono piaciuti tantissimo, quelli di Catrizza. Davvero mi hanno regalato delle bellissime sorprese e cominciamo proprio da Catrizza. Allora, il giorno 13, questa Brown Combo Pro Micro Pen per le sopracciglia è fatta, vedete, ha un pennellino di plastica. Tra l'altro, il colore mi sembra veramente perfetto. Ve la faccio vedere sulle mani. È molto carina. Vabbè, non si vede molto perché ho acceso tutte le luci, ma oggi c'è brutto tempo, c'è nuvoloso. Comunque è così, si vede. Un marrone tra un biondo scuro e un marrone chiaro, insomma, secondo me è anche adatta alle mie sopracciglia. Sono in versione casual perché sono una di voi. E quindi non mi sono cambiata per fare il video così come sono io. Giorno 14 abbiamo Ultimate Stay Lip Tint Water Fresh di Catrice. Ora non lo metto perché stamattina avevo il sentore che mi stava uscendo una puntina di febbre, quindi ho messo il balsamo labbra, poi ho messo il propoli per bloccare, ma vediamo. Dunque, questo, allora, non mi sembra molto uguale al colore che c'è fuori. Ditemelo anche voi. Il colore che vedete voi è lo stesso, cioè è identico, però quando lo tiro fuori a me pare marroncino. Vediamolo un po' qua. Non è molto rosa. Ora, spero siate d'accordo con me. È molto leggero e quindi sono sicuramente le tinte che io preferisco, perché non ho bisogno di mettere la matita molto molto morbida, molto lucida. Bella, ma secondo me non rispecchia il colore. Oddio, sono diventata azzurra. Il colore della... C'è anche il riflesso nei miei occhiali. Tutto azzurro è diventato. Va bene, va bene. Poi, giorno 15 abbiamo POR SOS Spot Trattamento per una crema per le impurità, anti-imperfezioni, applicare localmente sulle imperfezioni e lasciare agire 4 ore.
con acido salicilico. Ecco, questa non la apro e probabilmente la regalerò a Lucia. Mamma mia, ma che azzurro è! Vabbè, qua c'ho anche i capelli. Vabbè, speriamo di riuscire a correggere. Dopo interrompo un attimo per vedere. Non dovrebbero esserci interruzioni di telefoni, corriere, perché oggi è il 26, non dovrebbe consegnare nessuno. Se sentite il rumore, il mio spruzzatore sulle scale che ogni tanto parte. Oh, mamma mia. Ebbene, questo era il giorno 15. Voi avete ricevuto tanti regali. Io sono stata molto brava. Gesù Bambino mi ha premiato. Ho avuto tanti regalini carini e poi ho avuto tanti autoregali. Io mi faccio da sempre gli autoregali a Natale. Ma li compro magari anche durante l'anno e sono davvero molto molto brava perché poi non li uso e non li apro fino al giorno di Natale. E così è stato. Quindi mi sono regalata dei profumi, mi sono regalata dei libri, mi sono autoregalata delle palette, ma non ho aperto e non ho usato niente perché se dico che è un mio regalo di Natale, da Natale poi comincio ad usarlo. Sono brava, eh? Allora, giorno 16 abbiamo un'altra, ah ma è della stessa marca, sì. No, giorno 14, giorno 16, manca il 15 in mezzo. Mi sono sconfonduta. No, il 15 era qua. Oh Elena, vabbè ragazzi, è Santo Stefano, sono una vostra amica, sono una di famiglia, va bene anche se ci confondiamo. Il 15 l'abbiamo visto, era la crema per le impurità. Giorno 16, un'altra tinta labbra. E anche qua però non è proprio. Sì, allora, molto più simile di questo. Questo è un color fucsia abbastanza intenso, però sono comunque tinte labbra molto molto delicate. Vi ve la faccio vedere, ma si tira, si stende, si tira. È molto molto delicata, la vedete? Bella, però mi piace. Sono le tinte delicate che piacciono a me, io non sono una da tinte forti, lo sapete, ve l'ho detto. Questo invece l'ho provato l'altro giorno, mi pare che era questo, che praticamente le labbra mi andavano a fuoco da tanto plumping, no, volumizzante era quell'altro. Allora, di questo ne ho un altro che non è dello stesso colore, mi piacciono molto queste tinte, questi Pampling Gel Lipstick, non sono proprio dei veri rossetti, delle vere tinte labbra, ma sono molto molto morbide sulle labbra, non durano tantissimo, ma è una sorta di mix tra burro cacao e rossetto. Adesso ve lo faccio vedere, vediamo, magari qua. Mi piacciono, sono dei colori molto nude, vedete? Ma come faccio a fare? Ma come fanno quelle brave? Vabbè, io vi faccio vedere così. Vediamo. O così. Perché il palmo della mia mano ha un colore molto più abbronzato. E non è. Vedete? È un bel colore. Io questi li metto in borsetta al lavoro, me li tengo anche sulla scrivania, quindi me li ripasso più volte. Di questo ne ho forse due o tre tipi di colori diversi, mi piacciono tantissimo, sono quelli che io preferisco. E questo era il giorno, se questo era il giorno 16, questo è il giorno 17. Giorno 18, Love Skin Expert Heart Hydro Primer. Allora, c'è scritto in tutte le lingue tranne che in italiano. Ma se noi lo traduciamo con il nuovo cellulare che mi è stato regalato dal Mauri, perché il mio vecchio cellulare era veramente praticamente fuori uso. Io non sono un amante della, cioè non mi interessa la marca del cellulare e tutte queste cose. L'importante è che faccia delle foto decenti e che io riesca a usarlo senza avere troppa difficoltà. Questo mi piace molto, è un, non sono esperta, TCL 30 più, non so cosa sia e non so se sia buono o non buono, ma mi sembra che funzioni bene. Guardiamo che cosa dice di questo primer con il traduttore, Google traduttore. Foto, vediamo, tedesco.
tanto c'è in tutte le lingue. Peccato che io non sono capace di utilizzare. Ma santa Peppina, ce la posso fare? Come si fa a fare? Embranation. Vediamo cosa ci dice. Fai del bene a te e al tuo ambiente. Primer idratante 24 ore con ingredienti di origine naturale, ciliegia biologica, aloe vera e cocco. Formulato senza parabeni, aggiunti olio minerale, PEG silicone e particelle di micoplastiche. Dermatologicamente approvato. Rispetta la terra, il 42% di questo tubo proviene da plastica riciclata e prodotto con energia verde al 100%. Beh, anche Google Traduttore ha fatto il suo lavoro. E questo è il mio telefonino nuovo. Quindi questo è un primer viso. Prima li usavo molto di più i primer, adesso francamente li uso meno, tranne quando poi so che il trucco mi deve durare un po' più di ore, però vabbè, non è che io faccia chissà quale vita mondana e abbia bisogno di chissà quale tenuta, l'importante sono il trucco degli occhi che di solito mi cade spesso. Poi il giorno 19 abbiamo sempre il nostro bellissimo smalto, tra l'altro con un colore perfetto che sembra molto simile a quello che io ho, ma è un semi permanente, però mi piace davvero tanto. Io li tengo tutti, non li apro, chissà mai che prima o poi ritorni allo smalto normale. Questo del giorno 20, ragazzi, l'ho messo l'altra volta, avevo, cioè, le labbra, mi sembrava che mi arrivassero delle labbra da butulino. È molto molto forte, cioè pizzica molto, penso abbia l'estratto di peperoncino. Adesso io qua tra l'altro non lo vedo proprio perché è scritto minuscolo, sì esatto, ha la polvere di peperoncino, non applicare su labbra praticamente tagliate o sensibili. È una bomba, quindi secondo me se avete delle labbra ha un colore neutro, sì praticamente non si vede adesso qua, ha un colore neutro, lo facciamo, mi avvicino anche un attimo alla telecamera che sembra una deficiente, come ve lo faccio vedere così, come vedete ha un profumo di menta, ma non è praticamente in colore se non leggermente rosato. Però vi giuro sulle labbra, questo è veramente una bomba. E voi cosa avete fatto ieri? Siete stati in famiglia? Siete stati con amici? Siete usciti a mangiare o avete mangiato in casa? Questo invece è il giorno 21 ed è un altro smalto color un rosso sangue molto molto scuro, bellino anche questo. Poi abbiamo per il giorno 22 Lash to Kill Sexy Volume Catrice, questo non l'ho aperto perché ho già 3 o 4 mascara aperti, quindi lo tengo nelle mie scorte, non ho mai sentito nulla su questo e non sono neanche andata a cercare delle recensioni. Ha uno scovolino, come vedete dal disegno, così, non regolare, vedremo. Ed ora le due chicche finali, il giorno 23, questo qua era il giorno 22, il giorno 23 questa palette che è Vintage Soul, io di questa linea avevo quella alla menta, i colori sono proprio nelle mie corde, bellissimi. C'è questo Amethyst che mi piace tanto, vediamo se riesco a farvi, sto facendo le prove, questo Amethyst, bello. Poi abbiamo un Peony, sono colori molto tranquilli, sì, infatti sulla pelle del polso questo non si vede neanche, vediamo se gli shimmer come sono, un Moondust. Beh, mi sembra che come scrivenza siano buoni buoni.
Sapete che io non sono un'esperta di queste cose. Vediamo il fantasy. Uilla, che bello! Guardate, si vede? Questi occhiali del cavolo. Poi abbiamo, vediamo un altro bello. Il noir. Poi ho finito le dita. Beh, il noir è proprio noir. Belli. Sono colori molto belli, molto invernali, mi piacciono tanto. Belli, belli, belli. E questa era il giorno 23, tra l'altro è calamitata, molto carina e comoda, piace molto anche il pack in cartone, cartonato con un piccolo specchiettino, se che sicuramente è utile. E il giorno invece, dopo vado a lavarmi le mani, non mi sono portata neanche le spugnette. Il giorno 24, la Nude Daring Palette, allora è in questa confezione. Ha dei colori davvero molto molto belli. Anche qui c'è uno specchio e i colori sono tutti sui toni del rosa, sono identici proprio a come li vedete voi. Adesso usiamo l'altra mano, sono tutta impacciugata, come al solito sono poco professionals. Non ho il nome dei colori, non ci sono scritti. No. E quindi andiamo a sentimento. C'è questo viola, che mi sembra molto molto bello. Io ho ricevuto, sono molto polverosi e molto morbidi, che belli. Ve ne faccio vedere alcuni, eh. Cavolo, che bello questo. Mamma mia, poi gli shimmer sono stupendi. Caspita, guardate che belli, li vedete? E ho scelto questo, questo e questo. Beh, i colori sono veramente stupendi. Le proveremo insieme sicuramente. Poi c'è. Mamma, che belli. Questo che mi sembra molto molto bello. Che bella sfumatura. Belli. Cosa ne dite? Vi piacciono? Questo era l'ultimo del calendario di Catrice. E devo dire che sono rimasta proprio soddisfatta. Mi è piaciuto. Il calendario l'avevo pagato 49 euro sui 50 euro, una cosa del genere. Però devo dire che il valore di quello che ho trovato dentro. E poi, ho parlato troppo, ho sete. Finiamo invece con, in velocità, con le tisane, che praticamente quelle fino al 12 le ho praticamente tutte già consumate. Quindi in questi giorni andrete da qualche parte, noi staremo a casa tranquilli, io sono in ferie fino all'8 compreso, andremo magari su da Pietro Toccate Fuga un giorno a trovarlo, che lui è sceso appunto la vigilia e Natale, poi è dovuto tornare dai suoi animali. No, giustamente, perché gli animali non è che possono stare troppo tempo senza mangiare, senza essere fatti uscire dalla stalla, e quindi è sceso la vigilia sera ed è risalito ieri nel tardo pomeriggio. Mattia domani ricomincia a lavorare, la Lucia andrà 3 giorni con il campo invernale dell'oratorio, però noi saremo a casa belli tranquilli e ci godremo queste vacanze. Allora, finiamo in bellezza con il giorno 13, una tisana al finocchio di questo calendario dell'avvento dell'Angelica.
Giorno 14, tisana della sera e rilassante. Con melissa e camomilla. Giorno 15, smoothie infusion, lampone e cocco. Queste sono buonissime. Sono veramente buonissime. Giorno 16, cacao e cocco e caramello. Tono e carica, emozioni al cacao. Anche questa serie è buonissima. Invece il giorno 17, le tisane superfood matcha vaniglia drenante. Il giorno 18 abbiamo una depurativa con cardomariano e menta. Il giorno 19 una tisana dopo pasto con menta e finocchio. Anche la tisana e il finocchio mi piacciono molto. Questa ce l'abbiamo già dopo, sbaglio, sì, infatti. Giorno 14 uguale al giorno 20 della sera e rilassante, camomilla e melissa. Poi il giorno 21 abbiamo zenzero e cannella, sapore d'inverno. Il giorno 22 abbiamo puro cacao al 95% vitalità. Il giorno 23 cacao e nocciola, la tisana del buon umore. E il giorno 24, probabilmente per prepararci alle abbuffate del Natale, sollievo stomaco con liquirizia e camomilla. Ebbene, abbiamo finito questi tre calendari, ci siamo tenuti un po' di compagnia. Domani registro la seconda parte e poi inizieremo invece con, a parte che ho tantissimi video perché ho tanti tag e mi scuso con tutti gli amici che mi hanno taggato, ma non mi sono dimenticata, è che i tag li devo un attimo preparare e quindi devo avere un attimino di tempo per appunto per metterci dentro la testa, ma sicuramente in queste vacanze li farò. Appunto ci sono tanti video che vorrei fare, i video dei finiti casa, i video dei finiti perché mi sta scoppiando la cesta in bagno, dei finiti beauty, poi abbiamo dei nuovi profumi, poi ci sono davvero tante cose, i regali, gli autoregali di Natale, ci sono dei prodotti low cost per la skin care che vorrei farvi vedere perché sono davvero molto buoni e hanno un rapporto qualità prezzo onestissimo e ottimo, direi. Quindi anche per chi vuole iniziare o vuole fare skincare senza dover spendere delle cifre assurde si può tranquillamente fare, insomma di cose da fare insieme ce ne sono tanti, poi libri, insomma tante cose per stare insieme in questa fine dell'anno e nel nuovo anno. Avremo tanti momenti per farci compagnia. Io vi ringrazio ancora per tutto l'affetto che mi avete dimostrato negli ultimi video, negli ultimi commenti, davvero vi ringrazio proprio, proprio tanto, vi auguro una buona continuazione per questi giorni di festa e noi ci vediamo prossimamente. Un bacione, a presto e buona continuazione di Santo Stefano. Ciao ciao! Amici ed amiche, sono sempre io, la fata smemorina, anche dai capelli azzurrini con questa luce. Ma non importa, mi ero dimenticata del terzo calendario, il calendario di Balea che adesso vedremo in pochissimi minuti. Scusatemi, ma in questi giorni sono un po' così frastornata. Allora, calendario di Balea, giorno 13. Giorno 13 abbiamo una crema doccia, guardate che meraviglia il pack, al cioccolato e miele. Il cioccolato qui si sente. Fabri, mio amico Fabri del canale Profumizio, andatelo a seguire perché è una persona deliziosa, dolce, delicata. Se non lo conoscete io ve lo consiglio, vi lascio poi sotto il link al suo canale perché è una persona meravigliosa. Fabri, qua il cioccolato si sente. Quindi giorno 13, crema doccia, cioccolato e miele. Giorno 14 abbiamo un contorno occhi alla vitamina E e qui lo useremo sicuramente, queste mini taglie sono meravigliose. Giorno 15 vediamo, ok, balsamo labbra al burro di karité.
giorno 16 in questa meravigliosa confezione con il pettirosso che io amo. Ogni tanto arriva un pettirosso a trovarmi nel mio giardino alla mattina, se Cody non esce a rompergli le balle. Una maschera per capelli, e anche questa la useremo. Dobbiamo usare tutto qua. Giorno 17 in questo meraviglioso barattolino di un fucsia stupendo, con la pallina di Natale, il biscottino, i rami di pino, abbiamo una fragranza per capelli floreale invernale. Adesso ce la sprusiamo. Tanto se per i capelli va bene anche per... Che buona, molto delicata, molto fresca, buona, bellissima. Voi avete un film preferito per Natale? Noi ne abbiamo due, noi, io e la Lucia, perché siamo noi gli amanti dei film, e ieri ci siamo viste per la 20ª volta forse, Sette Spose per Sette Fratelli, che ci piace tantissimo, un film vecchissimo che abbiamo su Chiabetta, che avevamo registrato anni fa, e praticamente sappiamo le battute a memoria, cioè ancora prima che le battute dagli attori vengano dette noi le diciamo, ma ci piace veramente tanto. E invece per il giorno di Santo Stefano, comunque per queste festività, abbiamo il film di Piccole Donne, perché Piccole Donne è un film ideale nel periodo di Natale. Insomma, ritorniamo al nostro calendario dell'avvento di Balea. Giorno 18, vediamo se è questo. Aspettatene, giorno 18 abbiamo Puro Relax Bagno Schiuma. Sentiamo se c'è un profumo. Che buono, molto delicato, molto fresco, però si sentono. Secondo me bisogna proprio usarli per sentire bene il profumo. Comunque questi pack sono meravigliosi. Chapeau a Balea per i grafici che lavorano dietro a tutto questo. Giorno 19, maschera viso all'olio. Non è questa, non è questa, questo è il 22, quindi sarà questa 19. Questo che giorno è? 19, eccola qua, maschera viso all'olio di semi di uva, una maschera viso da mettere alla sera, da lasciare agire 10-15 minuti e poi risciacquare. La proveremo sicuramente. Giorno, questo che cos'è? La vaniglia, era il burro pieni. Giorno 19, questa era il giorno 20 allora, perché poi abbiamo il 22, giorno 20, eccolo qua, burro piedi al profumo natalizio di vaniglia, burro piedi che sarà anche come una crema mani. Cody, stai tranquillo, vediamo, bella densa, sentiamo il profumo. Caspita, è bella corposa, buona, sì, molto molto corposa. Io direi che bisogna metterla alla sera e poi metterci i calzini per lasciarla assorbire bene. Molto buona. Questa è la crema piedi, burro piedi del giorno 20. Poi abbiamo il giorno 21, gel doccia Natale rinfrescante. Che meraviglia lo scoiattolino. Sono ritornata di un colore normale. Non lo sento il profumo, mi spiace, ma non lo sento. Hai ragione Fabri, in alcuni non si sente. Ed era il giorno 21. Giorno 22, crema da notte nutriente e rigenerante per il viso. Giorno 23, olio corpo
che regala alla pelle morbidezza, elasticità e ha pure un effetto lenitivo. Proviamolo. Che meraviglia. Signore, mi è andato anche su lì. Io adoro gli oli per il corpo. Mamma, ha un profumo di vaniglia, secondo me. Che buono. Buonissimo. Adoro gli oli corpo, molto di più delle creme. Mi sembra che sulla mia pelle abbiano un effetto veramente emolliente e levigante. Buonissimo. E per il giorno 24 invece abbiamo una maschera idratante intensa all'acido ialuronico ed estratto di vaniglia. E dovrebbe avere la faccina dello scoiattolo. Ed ecco qui, abbiamo veramente finito anche con il terzo, sono diventata gialla. E vabbè, è la luce, ragazzi, che ci volete fare? Va bene, questa volta vi saluto veramente, il terzo calendario lo abbiamo finito, ci vediamo presto nei prossimi giorni con tanti video per tenerci compagnia in questi giorni di vacanza e di relax. Ah, ecco, intanto vi faccio vedere anche un'anteprima. Adesso io finirò il video e continuerò la lettura di questo libro, un libro meraviglioso, Atlante di botanica profumata di Jean-Claude Helena, illustrazioni di Karen Doring Froger, letto come è scritto, libro dove vengono raccontate tutte le fragranze che questo naso profumiere, che è diventato ha lavorato per Hermès e ha fatto molti profumi per Hermès, poi ha creato una sua azienda indipendente e ci racconta in questo libro che è meraviglioso, guardate le illustrazioni, meraviglia. Qua si parla del gelsomino. Ci sono delle illustrazioni che sono bellissime. Racconta tramite le fragranze la sua esperienza di vita, dove ha conosciuto la fragranza, in che modo l'ha incorporata nei suoi profumi. Mi piace molto. Ho voluto regalarmi dei libri sui profumi che siano un po' più tecnici, non perché io voglia diventare tecnica, ma perché mi piace, sono curiosa, mi piace conoscere. Guardate invece la lavanda. Che meraviglia. Le illustrazioni sono spettacolari. Vi faccio vedere la rosa, belle, belle, belle. È fatto così, stupendo, e ha le pagine colorate sul bordo di arancione. Io vi saluto, continuo la mia lettura. Nel frattempo vado a cercare il mio video di piccole donne e vi risaluto questa volta per davvero. Dalla fata turchina oggi è tutto. Ciao ciao e a presto.